ओम नमो भगवते वासुदेवाया 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 Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam il canto quinto l'impeto creatore Il capitolo 17, il corso del Gange, il verso numero 20. Stiamo leggendo le preghiere del potentissimo Shiva. Ok, mettiamo anche qui il verso in sovraimpressione. Open. Versi. Non questo, altro. Ecco qua. Asad, Asad Drishom Yah Pratibhati Mayaya Asadrisho ya pratipadi mayaya Asadrisho ya pratipadi mayaya Kshibeva Madvasava Tamra Lochanaha Kshibeva Madvasava Tam Shibeva madva savatam ralochana no Shibeva madva savatam ralochana Shibeva madva savatam ralochana na naga vadvo rana ishire riya nanaga vadvo rana ishire riya nanaga vadvo rana ishire Yat padayo sparshana darshitendriya Yat padayo sparshana Yat padayo sparshana Yat padayo sparshana darshitendriya Yat padayo sparshana darshitendriya Asadrisho ya pratibhati mayaya Kshibeva madva savatam ralochana Nanaga vadvo rana ishire riya Yat padayo sparshana darshitendriya Asadrisho ya pratibhati mayaya Kshibeva madva savatam ralochana Nanaga vadvo rana ishire riya Yat padayo sparshana darshitendriya Asadrishoya pratibhati mayaya Shibeva madvasavatam ralochana Nanagavadvorana ishiririya Yatpadayo sparshana darshitendriya Asadrishoya pratibhati mayaya Shibeva madvasavatam ralochana Nanagavadvorana ishiririha Yatpadayo sparshana darshitendriha Asadrishoya pratibhati mayaya Shibeva madvasavatam ralochana Nanagavadvorana ishiririha Yatpadayo sparshana darshitendriha Asadrisha per una persona che ha una visione contaminata
Yah ya. Chi Pratibhati sembra Mayaya l'influenza di Maya Kshibaha una persona ebra o arrabbiata Iva come Madu il miele il miele Asava e il liquore Tamra lochana, con occhi rossi come il rame. Na, non. Nagavadvaha, le mogli dei demoni serpenti. Arana, nell'adorazione. Ishire, non poterono continuare. Riya, per la timidezza. Yatpadayo, dei suoi piedi di loto. Sparshana, con il contatto. Darshita, agitati. Indriya, i sensi. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia. Bhai Charanaravinda, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, chi jai. Per le persone che hanno una visione impura, gli occhi del Signore Supremo appaiono simili a quelli di una persona che beve senza discriminazioni bevande inebrianti. Così confuse, queste persone poco intelligenti si irritano contro il Signore Supremo e a causa della loro collera il Signore stesso appare loro terribile e in preda alla collera. Questa però è solo un'illusione. Quando le mogli del demone serpente furono agitate dal tocco dei piedi di loto del Signore, a causa della timidezza non poterono continuare ad adorarlo, ma il Signore non fu affatto agitato dal loro contatto, perché è equilibrato in ogni circostanza. Chi dunque non adorerà Dio, la persona suprema? Chiede Shiva. Spiegazione. Chiunque rimanga impassibile anche di fronte ad una causa di agitazione è chiamato dhira, equilibrato. Situato in una posizione trascendentale, il Signore Supremo non è mai agitato. Perciò chi vuole diventare dhira deve prendere rifugio ai piedi di loto del Signore. Nella Bhagavad Gita 2.13 Krishna afferma dhira statra namuyati, una persona equilibrata non è mai confusa in alcuna circostanza. Prahlad Maharaj è un perfetto esempio di dhira perché rimase imperturbato nel vedere apparire la terrificante forma di Nrisimhadeva venuta per uccidere Hiranyakashipu. Egli rimase calmo e sereno, mentre altri, Brahma compreso, furono atterriti dall'aspetto del Signore. Rileggiamola insieme la traduzione del verso. Per le persone che hanno una visione impura, gli occhi del Signore Supremo appaiono simili a quelli di una persona che beve senza discriminazione bevande inebrianti. Così confuse, queste persone poco intelligenti si irritano contro il Signore Supremo e a causa della loro collera il Signore stesso appare loro temibile e in preda alla collera. Questa però è solo un'illusione. Quando le mogli del demone serpente furono agitate dal tocco dei piedi di loto del Signore, a causa della loro timidezza, non poterono continuare ad adorarlo. Ma il Signore non fu affatto agitato dal loro contatto. Perché è equilibrato in ogni circostanza. Chi dunque non adorerà Dio, la persona suprema? Omagyanati Mirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshurumilitam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha.
Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza. Offro quindi a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Ma un Vishnu Panay, Vishnu Prashay, Vitalation, ma non sei la Vitina, ma che sente proprio la Signora, che diventa una mia passione, per la Shiksha, perché è una studia. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutaleshi Mate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Devi Gora Vani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtati Adishattarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Omaggi a tutti i devoti e tutti gli amici presenti anche in diretta sul nostro sito. Dunque, qui il punto fondamentale nella spiegazione, Prabhupada dice: perciò chi vuole diventare equilibrato, chi vuole diventare sobrio, equilibrato, anche se sobrio effettivamente in italiano ha un'accezione un po' particolare, ci stavo riflettendo, sobrio significa che uno fa le cose, cioè niente di troppo, quindi anche eventualmente cose illecite, però ecco, equilibrato, però anche lì, ecco, bisogna comprendere bene. Allora, equilibrato, dhīra, la parola dhīra, equilibrato, sereno, equilibrato, sobrio, per diventare tale bisogna prendere rifugio ai piedi di loto del Signore. Mi è venuto in mente come Krishna è incoraggiante, no? Nella Bhagavad Gita. Bhagavad Gita è questa scrittura dove Krishna apre completamente il proprio cuore a tutte le anime, a tutti i suoi devoti, anche le anime condizionate sono suoi devoti. E cosa dice? Ma shuchaha, il Signore ci incoraggia in questo lungo viaggio che conduce alla completa sottomissione con amore, una sottomissione amorevole a Lui. Quindi sicuramente Krishna è molto, molto dolce e molto incoraggiante in molti punti della Bhagavad Gita. Per esempio, un verso molto importante che abbiamo anche e approfondito e studiato insieme durante il seminario della Bhagavad Gita proprio di recente, dice: ne abhikramana sosti pratyavayuna vidyate svalpamapyasya dharmasya trayate mahatobhayat. Dice: non ti preoccupare che anche un solo piccolo svalpa, sforzo in questo cammino verso di me, nel servizio di devozione, anche un piccolo sforzo, non preoccuparti che ti può liberare dalla paura più temibile. Sicuramente la morte fa paura, no? Ma Srila Prabhupada spiega: ancora più temibile dovrebbe essere l'idea, il pericolo di finire in specie di vita inferiore a quella umana, dalle quali non ci si può realizzare spiritualmente. Non sono le forme di vita differenti da quelle umane porte che possano dare accesso, concedere accesso alla realizzazione spirituale, al mondo spirituale. Quindi quella è la paura più temibile. Krishna è molto incoraggiante perché dice: svalpa, anche un piccolo sforzo in questo cammino ti può salvare dalla paura più temibile. Però cosa ci dice prima Krishna? Poco prima Krishna dice ad Arjuna e quindi a tutti noi, dice: agisci, combatti. Nel caso specifico di Arjuna gli dice combatti, perché Arjuna è un kshatriya ed era stava per scoppiare la più grande battaglia mai vista su questo pianeta, no? 5.000 anni fa, la battaglia di Kurukshetra. Ma cosa gli dice poco prima? Agisci, ossia combatti per dovere, senza considerare gioie e dolori, senza considerare successo e fallimento, e senza considerare vittoria o sconfitta, no? Rimani imperturbabile dinanzi a queste cose, nel bene e nel male. Non preoccuparti della perdita e non preoccuparti del guadagno. Agisci per dovere. Quindi gli dice: agisci, combatti, noi in generale agisci, seguendo il mio desiderio,
Agisci perché te lo chiedo io, fondamentalmente. Questa è difficilissima come cosa. Quindi vediamo come quella generosa affermazione che abbiamo citato poco fa, dice non preoccuparti, anche un piccolo sforzo ti salva dalla paura più temibile, è preceduta da alcune istruzioni veramente dure, difficili da seguire, difficilissime istruzioni. Perché difficilissime? Effettivamente non sono difficili, perché quella è la nostra condizione eterna e naturale, quella di essere subordinati, sottomessi per amore al Signore Supremo. Essere suoi eterni servitori è una cosa che in realtà è naturale per l'anima spirituale. Però noi non siamo più, attualmente non siamo in quella condizione di liberazione dai legami con la materia, tutt'altro, siamo chiamati Nitya Baddha, eternamente condizionati. Eternamente significa non effettivamente come potremmo intenderlo ad una lettura superficiale o priva di un sostegno filosofico di conoscenza riguardo di questo punto, ma nitya, che effettivamente significa eterno, ma nel nostro caso significa che siamo in questo mondo materiale, ingabbiati in questo mondo materiale da un tempo così remoto, da così tante vite e vite che siamo qui, che praticamente sarebbe, anche se volessimo tornare indietro per cercare di capire, spiegaci la Prabhupada, qual è il momento in cui siamo entrati in questo mondo materiale, non ci sarebbe possibile. E quindi, per quanto ci riguarda, nitya, siamo eternamente. Allora, perché quindi sono difficilissime queste istruzioni di Krishna che dice no, però agisci perché te lo chiedo io, quindi ci chiede completa resa, è il top. Agisci perché te lo chiedo io, non per ottenere qualcosa di favorevole, non per ottenere un guadagno, per ottenere la vittoria, per ottenere gioia e felicità. Agisci semplicemente perché te lo sto chiedendo io, poi vuoi pure perdere. Se io decido che tu debba perdere perché devi imparare delle cose o perché io faccio infinite cose contemporaneamente, le faccio tutte perfettamente, quello lo decido io, il risultato finale. Tu devi soltanto agire perché te lo chiedo io. Questo è difficilissimo, molto difficile. Perché noi siamo abituati a fare esattamente il contrario, ad agire per soddisfare i nostri desideri e non per soddisfare i desideri di qualcun altro. Questa è proprio la nostra impostazione materialistica, noi siamo malati proprio di questo, di egoismo. E non siamo abituati né ad agire seguendo per soddisfare i desideri di qualcun altro, né tantomeno per soddisfare i desideri di qualcun altro per sempre, eternamente. Jivera Svarupahoi, Krishna era Nitya Das, noi siamo eternamente servitori di Krishna, quindi eternamente. Quindi non siamo abituati a fare questo da che siamo nel mondo materiale, eh? Abbiamo sviluppato questa cattivissima abitudine, perché pensiamo che offrire il risultato dei nostri sforzi a qualcuno significhi schiavitù, e quindi no, grazie, non mi interessa. Sì, certo, lo capiamo, no? Srila Prabhupada nell'introduzione della Bhagavad Gita ci fa capire come effettivamente noi siamo costituzionalmente servitori. Anche le persone più ricche, anche i politici. Cosa fanno i politici, spiega Prabhupada, quando vogliono essere eletti? Promettono di essere migliori servitori dell'altra, della controparte. Io, spiega, nei loro pulpiti, cosa dicono? L'essenza qual è nei pulpiti dei politici poco prima delle elezioni? Io vi servirò meglio del mio avversario, del mio antagonista. Quindi Srila Prabhupada spiega che anche l'uomo più elevato, la persona più elevata in questo mondo, comunque costituzionalmente è servitore di qualcun altro. Questo effettivamente noi lo comprendiamo a livello intellettuale, però rimane difficile accettare questa realtà e arrenderci a Krishna. Ma Krishna è perfetto e riconosce perfettamente le nostre difficoltà. Ed è questo che rende molto incoraggiante, in realtà, c'è questa comprensione che Krishna riconosce i nostri limiti, e questo proprio che rende incoraggiante il verso 2.40, che è quel verso che abbiamo citato poco prima, no? Ne abhikramana sosti, non ti preoccupare che anche un piccolo sforzo ti libererà dalla paura più temibile, anche un piccolo sforzo nel servizio devozionale. Che Krishna sicuramente ci indica qual è lo scopo supremo, sicuramente ce lo indica, ci dice qual è, ci dà delle istruzioni, però ci indica anche che cosa. Ci indica sicuramente il metodo per raggiungerlo, ci dà delle istruzioni perché ci dà delle indicazioni per raggiungere quello scopo supremo, no?
però ci incoraggia anche contemporaneamente, non ci scoraggia, non ci, come si dice, non ci sovraccarica di informazioni senza tener conto. È il perfetto, il perfetto educatore Krishna, è il perfetto, sì, il perfetto insegnante, il perfetto padre, il perfetto maestro. Ci incoraggia contemporaneamente, ci incoraggia illustrandoci cosa? I benefici anche di un piccolo sforzo in coscienza di Krishna. Non ci sovraccarica, devi fare questo, 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 questo è lo scopo più elevato. No, ci incoraggia, dice, però guarda, anche se non ce la fai, perché io riconosco che è difficile, riconosco i tuoi limiti, riconosco perfettamente, ci dice, guarda che anche se fai un piccolo sforzo, questo è l'amore di Krishna, no? Anche se fai un piccolo sforzo, quello sforzo lì rimane in eterno, il risultato di quello sforzo rimane in eterno, no? E leggevo di recente che, a proposito di questo, come questa proprio fosse la mentalità di Srila Prabhupada, no? Che appunto permeato della misericordia di Sri Krishna, c'era una volta, c'era un, all'inizio del movimento, c'era questo aneddoto, un operaio che stava lavorando al tempio, insomma, Boston mi pare, non ricordo, comunque stava, c'era un operaio, non devoto. Era favorevole ai devoti, provava simpatia nei confronti dei devoti, no? Era molto, come tante volte abbiamo avuto anche occasione di notare, no? Tante persone sono favorevoli, provano nutrono simpatia nei confronti dei devoti, però poi non è che cantano Hare Krishna, poi non li vedi più, comunque succede questo, no? E allora un devoto voleva comprendere il modo di approcciarsi a questa tipologia di persone favorevoli che però non alla filosofia proprio non sono, non è che gli si può dire più di tanto, si vede che sono un po' disturbati, si inizia a predicargli, no? Però erano favorevoli, faceva servizio questo operaio, non si faceva pagare. Allora scrisse a Srila Prabhupada, credo Sasvarupa Maharaj fosse, che comunque, Prabhupada, come ci dobbiamo comportare? C'è questa persona che è favorevole, sta facendo questo servizio gratuitamente, però non canta Hare Krishna, non vuole sentire parlare della filosofia, non è molto, diciamo, incline. Che dobbiamo fare? Dobbiamo allontanare la compagnia dei non devoti, come tu spieghi nei libri, perché questo non vuole diventare devoto, o cosa dobbiamo fare? Prabhupada dice, no, no, anche se mette una sola vite nel tempio, senza pagarsi, senza farsi pagare, diceva, non perché stava parlando di questa cosa in particolare, anche se mette una sola vite nel tempio, è liberato. È solo questione di tempo, quello è l'inizio. Svalpa mas apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. È già liberato. Quindi questo ci fa capire quanto Krishna sia effettivamente veramente, veramente misericordioso. Più avanti Krishna, se puoi prendere Bhagavad Gita, non mi ricordo bene la traduzione, c'è anche un microfono lì, così magari dietro di te. 3.31, Bhagavad Gita 3.31. C'è un verso che Krishna enuncia più avanti di questo 2.40. Vai, leggi. 3.31, accendilo, mettilo così, la traduzione. 3.31 dice: le persone che compiono il loro dovere. Piano piano. No. Le persone che compiono il loro dovere, secondo le mie ingiunzioni, seguono questo insegnamento con fede e senza invidia, si liberano dai legami delle azioni interessate. Quindi praticamente dice che anche se non riusciamo ad arrenderci completamente, no? Dice senza invidia, vero? Dice così, senza invidia. Anche se non riusciamo ad arrenderci completamente al desiderio di Krishna, che vuole che ci arrendiamo completamente a lui, con amore, se comunque non proviamo risentimento nei confronti di Krishna e dei suoi rappresentanti, e non proviamo, che non ci vanno strette le aspettative che Krishna e i suoi rappresentanti hanno nei nostri riguardi, quindi agiamo con umiltà, ci sentiamo quindi umili, consapevoli dei nostri limiti, quindi anche se non ci abbandoniamo completamente, ma non siamo invidiosi, ostili, ci irrigidiamo nei confronti di Krishna e dei suoi devoti, Krishna dice in questo verso, uno è stabilito comunque sul livello iniziale del servizio di devozione. Inizia il servizio, così inizia il servizio di devozione, praticamente. Anche se uno non riesce subito a ottenere, però non è invidioso, allora quello è l'inizio.
Quello è lo ci si situa nello stadio iniziale del servizio di devozione. E la prova qual è? Che è così. Qual è la prova? La prova è che grandi filosofi ed eruditi, mi ricordo, avevo un amico che faceva parte della scuola steineriana. Steiner, grande filosofo ed erudito da un punto di vista materiale comunque, no? Che tra le tante cose che aveva tradotto, commentato e utilizzato per fondamentalmente bypassare la propria filosofia, la propria visione delle cose, aveva anche commentato la Bhagavad Gita. E questa persona, dopo aver saputo che mi ero avvicinato ai devoti, che leggevo la Bhagavad Gita così com'è, eccetera, disse: sai, anche Steiner ha tradotto e ha commentato la Bhagavad Gita. E io, senza sapere né leggere né scrivere, però avevo assistito a qualche festa da domenica, avevo capito delle cose fondamentali, gli ho chiesto: ma riconosce che Krishna è Dio, la persona suprema? Mi guarda: no. E allora che senso ha? Non ha valore questo aver, anzi, è un inganno. Tu stai utilizzando una scrittura molto famosa per spacciare come autorevoli le tue filosofie, la tua filosofia. Ma scrivi un libro per conto tuo, e l'ha fatto dall'altro, ha fatto anche quello. Ma non toccare la Bhagavad Gita, no? Ecco, la prova è proprio questa, quindi, di questo verso. Che anche grandi eruditi che hanno commentato la Bhagavad Gita, poiché non avevano fede in Krishna ed erano fondamentalmente invidiosi di Krishna, perché Krishna è Dio, la persona suprema, al massimo è un uomo molto, un illuminato, al massimo è proprio, ma io posso tranquillamente raggiungerlo e superarlo, anzi, no? Tanti discepoli, ho tanti accoliti, tanti seguaci, no? È un mio collega Krishna, se proprio vogliamo, ma no, di certo che non Krishna la persona sua. Invece sappiamo che Krishna ha Asama Urdhva, nessuno è come lui, nessuno è più di lui, è il primo senza secondi, dice così? È il primo senza secondi? È il primo senza secondi, cioè lui, Krishna, il supremo, questa è la definizione di supremo. Quindi la prova è che anche grandi eruditi che hanno toccato la Bhagavad Gita, hanno commentato, diffuso la Bhagavad Gita, che non era così com'è, ma è la Bhagavad Gita così come non è, non sono diventati Vaishnava, non sono diventati devoti di Krishna, perché non avevano fede in Krishna, ma avevano invidia nei confronti di Krishna. Gente comune invece, che non nutre invidia, risentimento nei confronti di Krishna, dei suoi rappresentanti, nei confronti di Srila Prabhupada, che hanno accettato le istruzioni di Srila Prabhupada e ne hanno sposato il desiderio più intimo e sono impegnati nel servizio d'amore a Krishna e a Guru e a Krishna, sono diventati Vaishnava, gente comune che diventa Vaishnava, perché non ha invidia. Quindi questo è confermato dall'esperienza diretta. E anche se non si completa il successo, anche se non si completa il processo e non si arriva al successo, trayate mahato bayat, comunque si è liberati dalla paura più temibile. E Krishna, così come accompagna personalmente l'anima spirituale nel mondo spirituale quando questa è pronta per entrare nei giochi, nei divertimenti divini del regno trascendentale, alla stessa maniera, se uno non ha completato il processo di realizzazione spirituale, cosa evidentemente verosimile, una cosa che può accadere, ti accompagna personalmente nella prossima vita affinché tu possa continuare ad approfondire il sentiero della realizzazione spirituale. Anche un fallimento, dice Srila Prabhupada, perché della misericordia di Krishna, la sua sconfinata misericordia, anche un fallimento può essere un successo. E per avvalorare questa frase, Srila Prabhupada disse, fece l'esempio del quello che succede in India quando uno vuole diventare medico. Allora, praticamente le autorizzazioni ad esercitare la medicina in India funzionano così, che ci sono degli esami, c'è l'università, poi c'è un esame finale. Allora, se uno supera questo esame è riconosciuto proprio dal governo, come medico e può esercitare. Ma anche se uno non lo supera, ma comunque ha superato tutti gli esami e non supera quell'esame finale, può comunque esercitare,
però non è riconosciuto dal governo, però in qualche maniera il governo ufficiosamente lo autorizza. Così spiegaci la Prabhupada che avviene, fa questo esempio, propone questo esempio per far capire come anche un fallimento, l'esame finale, un fallimento, la morte, cos'è l'esame finale? Fallisco, non è che tutto è perso, questo avviene da un punto di vista materiale, ma da un punto di vista spirituale, anche se non superi l'esame finale, ma ti sei impegnato con determinazione, allora ottieni comunque la possibilità di andare avanti, puoi comunque esercitare e puoi comunque rifarlo l'esame finale. Questa è proprio qua da fare questo esempio pratico, in India succede così, chi vuole esercitare la professione di medico. Il devoto è umile, questa è la caratteristica del devoto, che non è che dice io otterrò la liberazione in questa vita, è conscio dei propri limiti, no? Questa è la caratteristica proprio del devoto, è umile. Non immagina di poter raggiungere il successo in questa vita, mantiene un'attitudine di disponibilità a rinascere vita dopo vita, però fa una preghiera, come Maharaj Parikshit, vediamo alla fine del primo canto, Maharaj Parikshit fa una preghiera, no? Dice, qualora dovessi rinascere ancora in questo mondo materiale, qualora, sappiamo che lui puro devoto di Krishna, non, però è umile, dice, qualora dovessi rinascere nel mondo materiale nuovamente, prego per tre cose. Per tre cose, prego. Di essere sempre attaccato a Krishna, ai piedi di loto di Krishna, come qui dice Srila Prabhupada, dice, prendere rifugio ai piedi di loto del Signore. Di avere sempre la compagnia dei Vaishnava e di mantenere relazioni amichevoli con tutti gli esseri viventi. Quindi questa è l'attitudine del devoto, è umile e disponibile a lo cantiamo ogni mattina, no? Jamme, Jamme, Prabhu Sei, anche Srila Narottam Das Thakur, non soltanto in questo canto, ma in molti canti, mostra la sua umiltà e la sua disponibilità a rinascere. Però purché io possa, dice Srila Narottam Das Thakur, rinascere come, cioè rinascere e poter... E ricordare sempre Krishna, stare sempre insieme a Vaishnava, non mi importa altro, questo. Poi se tu vuoi che io rinasca vita dopo vita, quindi dobbiamo sforzarci con determinazione, non dobbiamo prenderlo come pretesto, effettivamente, come pretesto per, come si dice, per assecondare la nostra pigrizia nel servizio di devozione. Vabbè, tanto Krishna, anche se faccio una piccola cosa, poi posso tornare a fare assurdità nel mondo, tanto la prossima vita Krishna è costretto a mantenere la sua promessa. Abbiamo visto che Krishna non è costretto a mantenere la sua promessa. L'abbiamo visto. Nel Mahabharata, no? Mi pare che aveva promesso di non intervenire, però poi prende una ruota del carro e su Sudarshan Chakra si stava scagliando contro Bhima, giusto? Bhishma Deva, quindi può anche, Krishna non è legato da nulla, Krishna è legato solo dall'amore dei suoi devoti, quindi dal canto nostro cosa dobbiamo fare? Essere onesti, estremamente onesti e sforzarci con determinazione, che sappiamo, determinazione è l'insieme di quei sei principi favorevoli che l'Upadeshamrita, che Srila Rupa Goswami enuncia, e sono... Sappiamo, no? Sei principi favorevoli, Utsaham, Nishchaya Dairyat, Tat Karma Pravartanat, no? Sangati Agasato Vrite, Shabdir, Bhaktir, Prasidyati, no? Questi sei principi favorevoli aiutano al risveglio, a risvegliarsi del puro servizio, Bhakti, del puro servizio di devozione, l'entusiasmo, determinazione, l'entusiasmo, la fiducia, la pazienza, no? Il stare insieme, no? Abbandonare la compagnia dei devoti, stare insieme, giusto? Ai devoti, seguire le orme degli acciari precedenti e impegnarsi nei principi che favoriscono il servizio di devozione, come Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, non ne sono perso qualcuno? Sono sei, questi sei, no? Magari un po' invertiti verso la fine, però il senso è quello. Quindi questa è determinazione.
e non approfittare da tanto Krishna. Anzi, da quel verso lì, quando Krishna ci promette che qualunque piccolo sforzo ce lo mantiene, dovremmo non vederlo come un'occasione per andare in maya, tanto quello che ho fatto rimane in eterno. No, cioè andare in illusione, si intende per andare in maya, andare a perdere tempo nel mondo materiale, tanto quello che ho fatto Krishna me lo mantiene, me lo preserva. No, anzi, questo dovrebbe, se siamo sinceri, dovrebbe assecondare la gratitudine nei confronti di Krishna. Vedi Krishna e i suoi rappresentanti come sono pazienti malgrado i miei limiti? Quindi questo dobbiamo fare. Sforzarsi significa mettersi in fila, semplicemente mettersi in fila e del servizio di devozione, e quando arriva la misericordia uno l'accetta. Accettare quando avviene la misericordia, mettersi in fila per prendere la misericordia di Krishna, e quando arriva uno la prende. Questo significa fondamentalmente sforzarsi in coscienza di Krishna. Quindi per concludere, Krishna ci chiede la cosa più difficile da dare nella nostra condizione, la cosa più difficile da dare, la sottomissione con amore. Però lui promette di proteggerci e lo fa. Questa è la caratteristica di Krishna, e quindi non dovremmo esitare. Questo è il senso, insomma, quello che... Allora, ricordiamo che oggi alle ore 18:30 ci sarà uno speciale appuntamento con il seminario della Bhagavad Gita, sulla Bhagavad Gita, e questo speciale sarà a cura di Mataji Gandharvika Devidasi, che oggi verrà qui a Roma, si tratterrà qualche giorno. La lezione di questa sera si intitola Agire con distacco, appunto, perché proprio la sezione della Bhagavad Gita che stiamo affrontando in questo momento tratta proprio di questo, il distacco, l'azione in coscienza di Krishna, ossia con distacco da qualunque risultato. Bene, ore 18:30. Vi auguriamo una buona giornata cosciente di Krishna. Hare Krishna a tutti quanti. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Nitai Gora Premanande. Hari Hari Bol.